بوكر تو بوكر اورما دي من السمحات توتي اوجي سامو بيسرو خاج بير نوي كي ابيتيامو فوري دا ريت اسرائيل بير توتي اي ريزيدنتي نيريت اسرائيل هانو فيستيجاتو ييري in tutta Israele la Mimuna. Infatti volevo chiedere anche a Rivka Rossell, che è una festa orientale, cioè degli ebrei Sefarad, che però poi è stata adottata quasi ufficialmente anche in Israele, e, che è la festa di Mashiach. E infatti, come vi raccontavo anche prima di Shavuot e Pesach, che mia mamma da bambina in Marocco, la mamma le cuciva, parliamo di qualche annetto fa, qualche decennio fa, 70 anni fa, Baruch Hashem, e lunga vita mia mamma, a me, e le cuciva un vestito per Pesach e uno per la Mimunah. E quello della Mimunah era ancora più bello e più elegante, perché appunto la Mimunah è la festa. Che venga veramente presto, presto, stiamo un po' perdendo. Aiuto la pazienza, ma non la perderemo mai. Chas v'shalom, sempre con forza andiamo avanti. Allora, oggi, mercoledì 23 di Nissan, 5784, primo maggio, ecco perché anche l'orario oggi un po' più in là, perché appunto ovviamente essendo festivo in Italia, allora la tefila comincia più tardi. E poi purtroppo, come vi ho ricordato, anche c'è stato questo funerale di Esther Bat Malka, Esther Rachel, o Esther Bat Malka, o Esther Rachel Bat Malka, tieni Shmatat Zrura Bitzrora Chaim, in questo momento sono in cimitero e stanno arrivando al cimitero e noi la pensiamo forte. Rivka e Shetie Briash di Badiri Kamatovim. E mettiti in muto tesoro perché sennò qui non ci sentiamo. Un attimo, ragazze. Se ci riesco. Sì, ecco, ci riesci, brava, ci sei riuscita. Allora, come dicevo, donna stupenda, bellissima, fuori e dentro, come dicevo anche prima della registrazione del mese di Nissan, non si fanno elogi funebri, ma un accenno lo facciamo per questa splendida donna che è venuta a mancare, a cui dedico la lezione stamattina. Allora, partiamo con la Yom Yom. Allora, la presenza di Mashiach è rivelata nell'ultimo giorno di Pesach, quello che è definito Acharon Shel Pesach, l'ottavo giorno, e questa rivelazione viene avvertita da tutto il popolo di Israele, come parlavo prima. Pesach è, come tutti sappiamo, un concetto di Ledaleg. Ledaleg vuol dire passare oltre. E spiritualmente parlando, ovviamente vuol dire c'è cioè l'andare avanti ordinatamente progressivamente, e c'è invece il fare il salto, no, oltre. E anche la sera di Pesach, no, si chiama Lel Shimurim, in quella notte protetta letteralmente. Allora, infatti, in generale, lo stato d'animo di Pesach è quello appunto della libertà. Di quello saltare, di andare oltre, di essere protetti, dunque la libertà assoluta, cioè a livello dell'anima, poi assoluta, completa, molto presto con Mashiach. E poi, quando però Pesach termina, per noi ieri sera, per voi in Israele l'altro ieri, è come, no, ricadere un po'. Come addirittura, cioè, si direbbe a capofitto nel mondo, diciamo, esterno, materiale, no? E questi però sono i momenti in cui si riesce a percepire la presenza rivelata di Mashiach, perché è quella che ci infonde questa risolutezza molto potente, molto forte, che ci permette di mantenere noi stessi nel mondo. Dunque, come dicevamo, no, Hashem, per favore, mandaci già Mashiach e ci portiamo avanti nell'ultimo millennio, nell'era di Mashiach presto. Allora, quarta chiamata. Allora, oggi siamo mercoledì, dunque quarta chiamata. Siamo a pagina 489, capitolo 17, da 1 a 8. Dunque abbiamo brevi su Kim, dunque leggo velocemente perché comunque anche abbiamo cominciato un po' tardi oggi. Allora, Hashem parla a Mosè dicendo: parla ad Aaron e ai suoi figli e a tutto il popolo di Israele e direi loro: questo è ciò che Hashem mi ha comandato
di trasmettervi. Dunque, come vediamo molte volte, c'è il comandamento di Hashem che passa per Ibn Israel, che passa attraverso, dunque, Moshe Rabbeinu più delle volte. Allora, cos'è che Hashem ha comandato di trasmettere? Che chiunque appartenente alla casa di Israele scanni un bue o un agnello o una capra che siano consacrati nell'accampamento, però lo fa, li scanna nell'accampamento, al di fuori del cortile, o fuori dall'accampamento, ma non lo porta all'ingresso della tenda del convegno per appunto presentarlo come offerta davanti a Hashem, dinanzi a Mishkan, per quell'uomo sarà considerato una colpa passibile di morte, come se avesse versato sangue di un essere umano e non di un animale, anche solo per il fatto che ha versato sangue fuori dal cortile. E quest'uomo dovrà essere reciso dal popolo ebraico. Ora, guardate, noi abbiamo queste, abbiamo visto, e poi nel Humash, Vaikran, Humash, proprio delle korbanot, dei sacrifici, no? E Korban Olah, Korban Shlamim, Korban Hattat, Korban Hasham, via dicendo. Tutti questi sacrifici che però sono di fatto sacrifici, la maggior parte appunto fatta cioè si sacrifica un animale. Questo in un determinato luogo, in un determinato momento, per un determinato scopo. Ma se non ci sono tutte le condizioni, allora chi lo fa? Cioè uccide per uccidere un animale e non, come abbiamo detto, determinato luogo, tempo, eccetera, e allora è passibile di morte, cioè proprio caretta addirittura. E dunque, e ovviamente quando si parla di animali, anche di questi animali che sono consacrati per essere appunto sacrificati, e infatti Rashi accoglie dal testo talmudico, trattato di Hunin 16b e 17a, che presenta una divergenza di opinioni tra Rabbi Ishmael e Rabbi Akiva. Però quello che riporta Rashi, l'interpretazione che si riferisce agli animi consacrati come vittime, è l'interpretazione di Rabbi Akiva. Ok, adesso passo. Allora, leggiamo questi psukim: Vaidaber Adonai Moshe l'Emor, Daber el Aaron vel Bannah vel Kol bnei Israel, Vamartalem, Zeh Adavar Asher Tzivah Adonai l'Emor, Ish Ish mi Bet Israel, Asher Ishchat Shor o Chesev o Ez Bamachane, o Asher Ishchat Michutz Lamachane, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן אדוני לפני משכן אדוני, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו, וכן נכרת ונכרת. פסוק צ'יקווה, questa direttiva è allo scopo che i bene Israele portino ad Hashem, all'ingresso della tenda del convegno, al Cohen, ecco sì le condizioni, quelle giuste, dunque. Come abbiamo detto, chi non lo porta all'ingresso del campamento, come abbiamo detto, è considerato. Invece la direttiva è che deve essere sì portato all'ingresso della tenda del convegno al Cohen, e dunque tutti i sacrifici, quelli che sono in aperta campagna, e li scannino invece come sacrificio Shlamim ad Hashem. Dunque, Eleman Asher Yaviu Bnei Israel et Zivchem, Asher Hem Zofchim al Pnei HaSadeh, Vedi'um l'Adonai, El Petach Ol Moed, El HaKohen, Vezavchu Zivchei Shlamim l'Adonai Otav. Dunque, attenzione, non in qualsiasi luogo, non quando, ma portarli al Kohen e nella tenda del convegno, all'ingresso della tenda del convegno. Poi il Kohen, a sua volta, dunque leggiamo le mani Asher Yaviu Bnei Israel et Zivchem, Asher Hem Zofchim al Pnei HaSadeh, Vedi'um l'Adonai, El Petach Ol Moed, dunque all'entrata dell'Ol Moed, El HaKohen, come abbiamo detto, HaKohen, Vezavchu Zivchei Shlamim l'Adonai Otam, e qui si tratta delle korbanot di Shlamim. Poi il Kohen spruzzerà il sangue sull'altare all'ingresso della tenda del convegno, farà bruciare il grasso come profumo gradito ad Hashem. Sarà Kohen et Adam al Mizbach Adonai Petach Ol Moed, Viktira Chelev, L'Reach Nichor Adonai. E quando dico profumo gradito, ormai tutte siete esperte, bravissime, sapete benissimo cosa si intende.
profumo gradito vuol dire che la volontà di Hashem è stata attuata. E a proposito di volontà di Hashem attuata, ciao carissima, buon Yisur Chag e benvenuta tra noi. E Pasuk 7, capitolo 17, non faranno più i loro sacrifici ai demoni dietro i quali usano prostituirsi. Attenzione al termine, ciò sarà un statuto perenne per loro e per tutte le loro generazioni. Dunque, appunto, perché sottolineare l'importanza di dove, l'ubicazione del luogo, dei sacrifici, a chi devono portarlo, eccetera? Perché, appunto, essendo in un periodo, parliamo idolatra, fortemente idolatra, dove appunto si aveva l'abitudine di sacrificare per idoli o addirittura demoni, allora Hashem ha messo in guardia, dunque, ve lo isbehu odet zivchehem, la seiri, masherem zunim acharehem, chukkat olam tieh zot lahem, ledorotam. Dunque, deve essere una legge perenne per tutte le generazioni. E, ok, volevo anche un minuto, vabbè, no, ho detto che siamo in ritardo. Dai, passiamo al Tania, che velocemente, che è più breve anche oggi. Un attimo, eccomi qua, cambiamo libri. Allora, Tania, siamo, abbiamo detto, il 23 del mese di Nissan, dunque siamo a pagina 120, e dunque in mezzo alla pagina, come vedete, a lato Chav Gimel Vehime, fino a pagina 121 in alto, seconda riga. Un attimo, no, prima riga, pardon. Ok, dunque, cosa vediamo oggi nel Tania? Abbiamo saltato, diciamo, ieri e l'altro ieri, spero non abbiate saltato, avete letto anche voi, e comunque adesso non abbiamo tempo di fare il recupero, però passiamo dunque direttamente al 23 del mese di Nissan, dunque siamo alla parte penultima del Tania. Di questo capitolo, attenzione, no? Non di tutto il Tania. Siamo al 42esimo capitolo, ricordo. Ok, allora un attimo, fatemi controllare una cosa velocemente, scusate. Un attimo. Ok, allora. Dice così. Ogni singolo ebreo, chiunque sia, attenzione, se riflette quotidianamente per un tempo considerevole che cosa, che Hakadosh Baruch Hu è veramente onnipresente nei mondi superiori e inferiori, riempie davvero i cieli e la terra, che tutto il mondo è veramente pieno della sua gloria, e che osserva, guarda, investiga le reni, il cuore dell'uomo e tutte le azioni e le parole appunto della persona, conta ogni passo della persona, sentirà che il timore si insedia nel suo cuore per l'intera giornata. Dunque, per arrivare a questo famoso timore di cui tanto parliamo, studiamo, cerchiamo di capire di come attuarlo, che fa parte appunto della base di tutte le mitzvot, ma dice cercare di concentrarsi veramente sull'essere infinito di Hashem, dove, come riempie i mondi, come parte di tutti i mondi, come, e che ci segue ogni nostra parola, ogni nostro tutto è filmato, diciamo così, in termini moderni, no? Che siamo sotto l'occhio 24 su 24, passo per passo, minuto per minuto, parola per parola. Siamo sotto l'occhio di Akadosh Baruch Hu, tutto è registrato. E quando mi, dunque, questo, la seconda parte, la prima parte, che è proprio la grandezza proprio di Hashem. Dunque, un attimo, si sta collettendo l'utente, che però non so chi è, l'utente Zoom che si è appena connessa, Bruhabba'a, siamo al Tania di oggi, 23 del mese di Nissan, siamo al 42esimo capitolo del Tania, verso la penultima parte, e Raffaele dunque Dalla Nana, buongiorno e grazie.
Ciao carissima, ciao. Ecco, a proposito, Rana, prima Rivka Rossella ci raccontava che ha passato una bellissima festa dalla figlia Rana, ecco, ciao Rachel, benvenuta tra noi, carissima. Allora, stiamo parlando che ogni persona, ogni ebreo in particolare, deve riflettere ogni giorno, quotidianamente, un tempo considerevole. Attenzione, che Akadosh Baruch Hu è veramente onnipresente nei mondi superiori e inferiori, riempie davvero i cieli e la terra, tutto il mondo è veramente pieno della gloria, osserva, guarda ogni nostro passo, ogni nostro ogni nostra parola, ogni nostro pensiero. E così facendo, questo, se, la persona finalmente sentirà il timore che si insedia nel cuore per la giornata. E quando appunto mediterà nuovamente su quello che abbiamo ricordato, sia pure riflettendovi solo superficialmente in un'ora o in un momento qualsiasi, si allontanerà dal male e attuerà il bene a livello di pensiero, parola e azione. Questo per non mostrarsi ribelli di non voglia al cospetto della gloria di Hashem che riempie appunto tutto il mondo. E questo corrisponde all'insegnamento citato in precedenza, nel capitolo 41 di Rabbi Yohanan, pardon, ben Zakkai, un attimo, volevo, aspetta, vabbè. Ok, scusate, oggi sono un po', vabbè, questo è il significato comunque del Pasuk in Devarim 10-12, se non che, come abbiamo detto, che cosa ci chiede Hashem, vi ricordate che abbiamo ricordato prima questo passo, che cosa Hashem pretende da noi, diciamolo proprio così. E dunque, cos'è che ci chiede? Pretende, ma ecco, non ci chiede niente di che se non di temere Hashem e di seguirlo in tutte le sue vie. E come avevamo detto, vi ricordate all'inizio, sì, mica una cosina da poco. Questo era l'inizio del capitolo 42, se vi ricordate. Poi la Gemara in Berachot 33b rispondeva, questo riferisce, si riferisce a Moshe Rabbeinu. Cioè, per Moshe Rabbeinu sarà anche cosa da poco, per noi un po' meno. E poi abbiamo studiato che in realtà in ogni ebreo, in ogni generazione, c'è questa parte della Neshama di Moshe Rabbeinu in noi. Ok, dunque tornando a questo Pasuk, allora quando si dice cos'è che Hashem chiede da noi, cos'è che ci chiede, infatti se volete anche vi do la pagina, così lo potete vedere. Ciao Diana, ciao Beker Tov, buon Issur Chag. Allora volevo darvi la pagina del Pasuk appunto, che vi ho riportato, che il Tania ha riportato più esattamente, vi ho ricordato. Dunque, capitolo 10, Passuk 12, siamo a pagina 767 di Moise Levi, dunque Parashat Kev, e dove dice: E ora Israele, per l'amore che ti porta, che cosa ti chiede l'Eterno, il tuo Signore, malgrado il tuo peccato con il vitello d'oro, precisiamo come dice Rashi? Era risposta soltanto di temere Hashem, tuo Dio, tuo Signore, di procedere per tutte le sue vie, di amarlo, di servire l'Eterno, tuo Signore, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, di rispettare i precetti di Hashem, i suoi statuti, che io oggi ti comando, e ciò sarà per il tuo bene, perché poi ne riceverai anche un compenso. E infatti, poi continua, ecco, Kesh ad Hashem, tuo Signore, appartengono il cielo, i cieli dei cieli, la terra, tutto ciò che vi è in essa. E nonostante ciò, Hashem ha prediletto solo i tuoi padri, amandoli, scegliendo voi la loro discendenza tra tutti i popoli, come ne siete voi stessi testimoni oggi. Mi fermo qua perché potremmo andare un po' avanti tanto, ma è bellissimo, molto interessante. Allora, cosa vediamo? Che la richiesta di Hashem, beh, Hashem, in realtà cosa ti sta chiedendo se non di aver timore in me? E questo timore di cui si parla è il timore che induce ad adempiere ai suoi precetti sacri, volgendosi appunto, come ho detto, allontanandosi dal male e attuando il bene. E si tratta del
timore di grado inferiore, di cui poi in realtà ne abbiamo discusso in precedenza. Ok, un minuto. Ecco, ciao Stefania, benvenuta tra noi. Buongiorno, Ciao, buongiorno. benvenuta tra noi, piacere. Ciao anche Rossella da Firenze, a tutte quelle che si sono aggregate nel frattempo. Allora, siamo all'ultima parte del Tania di oggi, dove si parla della richiesta proprio esplicita nel Chumash Devarim, Deuteronomio, al capitolo 10, Pasuk 12, dove Hashem chiede a noi, bravissima, del Sur Merav e Asetov, esatto, di allontanarci dal male e di fare bene. Ma questo, prima di arrivare al Sur Merav, il Pasuk che riporta, che vi ho letto anche altri psukim, cioè sono andata anche avanti, e quello che Hashem ci chiede è di aver timore di lui. Dunque, di quale timore si riferisce? Quel timore che induce appunto ad adempiere alle sacre mitzvot, allontanandosi dal male, come ha ben detto Rachel, e attuando il bene, dunque, sur merav asetov. Dunque, si tratta di questo timore di grado inferiore, di cui si è discusso in precedenza, e poiché si riferisce a Mosè, come vi ho ricordato prima, cioè in relazione con la facoltà di Da che si trova in ogni anima divina del popolo ebraico, dunque è cosa di minor momento, cioè come abbiamo detto prima, cioè il Da'at è l'intermediario fra, di fatto, l'occulta compressione del cuore e l'attività, invece del tutto manifesta, del pensiero, come sanno coloro che hanno familiarità con le discipline esoteriche. Questo, come abbiamo visto più volte, no? Che la carta riporta dei concetti profondi, no? Esoterici, cioè come, ecco, chi ha familiarità poi conosce e sa. Vediamolo velocemente sul testo, tutte a pagina 120. Allora, vi col Adam Nisre, chi riesce a leggere con me l'ideale, se no ascoltate, e la Neshama ascolta e si alimenta e si nutre di parole sacre di Torah e di Hassidut in questo caso. Vi col Adam Nisre, Iyemi Sheye, Shidbonen Bezesha Akdola Befolio, Ersha Kadosh Baruch Hu Malle Mamashet Kol HaOlam Mo. Mamash et elyonim, pardon, veta tachtonim, veta shamayim, veta aretz mamash, melo kol aretz kvodo mamash, vetzofe umebitu vechen klayotav velibo, vechol maasa vediburav, vechol tzeadav ispor. Azay tikba velibo hayirah lechol hayom kulu, kshiyachzor vitbonen baze afilu bitbonenut kala bechol et ubechol sha'a, yesur mera ve'aseh tov v'machshava dibur umaseh Shelo limro, chas ve shalom. E ne kvodo asher male kol haaretz, u kemamar Rabbanan Yochanan ben Zakkai le talmidav kedizkar lehem. Vezeh sheamar hakatuv, ki im liyirah et Hashem Elokecha lalechet bechol drachav, il pasuk di Devarim. Shehi yirah meviah lekiyum mitzvotav yitbarach besur mera ve'aseh tov, eccolo qua Rachel. והיא יראת התא הנזכרת לאל, ולגבי משה, דהיינו, לגבי בחינת הדעת שבכל נפש מישראל האלוקית, מילתה זוטרתי היא כנזכר לאל, שהדעת הוא המקשר מצפוני בינת הלב לבחינת גילוי במחשבה ממש, כידוע ליודעיכם. נוגע תותו כל כך in italiano, adesso l'ho letto sul testo originale in ebraico, e concludiamo come ogni giorno con la lettura dei temi. Allora, Allora, oggi ne abbiamo dedichiamo 23 di Nisan e si va dal Perek 108 a 112 compreso. fantastica. Allora, Nella l'addetta ai Teilim ci ha illuminato certo quali sono i temi di oggi. Fantastica. E Leilui Nishmat, facciamo tutti Va bene. 108. Kala Tzedakah, un attimo, vado a prendere il colore. Allora, Grazie.
responsabile, una delle responsabili di questa tzedakah, Morabella Shlema. Allora, tutti insieme mettiamo Leilui Nishmat Kol Aviv Tzachim Al Kiddush Hashem Barim Nashim Vitaf Chayalim Veshotrim Shecher Fu Nafsham Al Kiddush Hashem Hashem Yikom Damam Tihyeh Nishmatam Tzurura Bitzurur Achim Yehi Zichram Baruch לרפואה שלמה ומושלמת של כל החולים, וביניהם רוזה בת תמר, נחמה מיכה בת גור, נחמה דינה בת שרה, חנה בת גניה ובעלה יהושע, אמי רחל בת עזיזה, comunque ho messo anche prima della festa per tutti i malati e anche durante la festa ho pregato come facciamo ogni giorno davanti alle Hal e discuto ognuna per sé per i propri cari. Leilui Nishmat Avi Mori Rav Yehoshua ben Zalman, Leilui Nishmat Ahti Miran Bat Rachel Yehoshua, e Geulah Pratit, Geulah Klalit, Yehi Adoneinu Morenu Verabbeinu Melech HaMashiach Lanaved, Yehi Adoneinu Morenu Verabbeinu Melech HaMashiach Lanaved. E arriviamo all'ultima parte, chi può leggere l'ideale insieme a noi e i salmi, come ci ha detto, da 108, tutti insieme, dove David HaMelech ringrazia Hashem per averlo scelto come re, per aver istituito la sovranità della sua stirpe per l'eternità e dunque lo invoca, pardon, perché continua ad aiutarlo e ad assisterlo nella sua missione. Shir Mizmor Leter, Nachon Libi Elohim, Ashira Va'azamera, Af Kevod, Ura Hanneved Echinor, Aira Shach, Odecha Va'amim Adonai, Va'azamera Ba'leumim. כי גדול מעל שמיים חסדך ועד שחקים עמיתך. רומה על שמיים אלוהים ועל כל הארץ כבודך. למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענה. אלוהים דיבר בקדשו אעלוזה, אחלקה שכם ועמק סוכות עמדך. לי גלעד, לי מנשה, ואפרים מעוז ראשי יהודה מחוקקי. מואב סיר רחצי על אדום, אשליך נעלי על אפלשת את רועה. מי יובילני עיר מבצר? מי נחני עד אדום? הלא אלוהים זה נחתן, ולא תצא אלוהים בצבאותינו. הבה לנו עזרת מצר, ושב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיים, והוא יבוס צרים. סלמו 109. Vedendosi circondato dai nemici, un salmo molto molto forte questo, che cercavano appunto la sconfitta di David HaMelech, fisica e spirituale, servendosi poi della calunnia, cosa orribile, purtroppo poi succede anche oggi, vabbè. David HaMelech chiede ad Hashem di punirli in modo da vendicarlo per tutte le false accuse a suo carico. למנצח ליה דוד מזמור אלוהי תהילתי אל תחרש כי פי רשע ופי מרמה עלי פתחו דיברו איתי לשון שע ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חינם תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי אפקד עליו רשע ושטן יעמוד על ימינו וישפטו יצא רשע, ותפילתו תהיה לחטא. יהיו ימיו מעטים, פקודתו ייקח אחר, יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה. ונוע ינו בניו ושאלו ודרשו מחורבותיהם. ינקש נושה לכל אשר לו, ויבוזו זרים יגיעו. אל יהי לו מושך חסד, ואל יהי כונן לתומיו. יהי אחריתו לאחרית בדור אחר, עמך שמם. יזכר עוון אבותיו אל אדוני, וחטאת אמו אל תמח. יהיו נגד אדוני תמיד, ויחרט מארץ זכרה. יען אשר לא זכר עשות חסד, וירדוף איש עני ואביון, ונכאה לבב למוטה. ויאהב כללה, ותבואהו, ולא חפץ בברכה, ותרחק ממנו. וילבש כללה כמדו, ותבוך המים בקרבו, וכשמן בעצמותיו. תהילו כבגד יעטה, ולמזח תמיד יחגריה.
זאת פעולת סוטני מאת אדוני, והדוברים רע על נפשי, ואתה אדוני, ואתה אלוהים אדוני, עשה איתי למען שמך, כי טוב חסדך הצילני, כי אני ואביון אנוכי, וליבי חלל בקרבי, כצל קנטוטו נהלכתי, ננערתי כהרבה, ברכי כשלו מצום ובשרי, כחש משם, ואני הייתי חרפה להם. יראוני יניעון ראשם. עוזרני אדוני אלוהי, הושיעני כחסדך, וידעו כי ידך זאת אתה אדוני עשית. יקללו המה ואתה תברך. קמו ויבושו ועבדך ישמח. ילבשו סוטני כלימה ויעטו חם ילבושתם. אודה אדוני מאוד בפי ובתוך רבים מעללינו. Chi amod limi neviò, leoshia, i shofte nafsho. Salmo 110, secondo il Midrash, è un salmo di questo salmo è un inno di gratitudine ad Hashem. E Avram, per aver attribuito significato alla creazione, riconoscendo l'esistenza divina, diffondendo nell'esperienza nel mondo, come tutti sappiamo, Avram Avinu era il primo monoteista dell'umanità. Dunque, la missione di Avraham Avinu fu proseguita poi da David HaMelech e sarà completata molto presto da Mashiach. Siamo dunque dedicato a questi tre grandi personaggi che sono ovviamente appunto i capisaldi della tradizione ebraica. Le David Mismo, Ne'um Adonai, Ladoni, Shev, Limini, Ad Ashiv Oyvecha. ישלח אדוני מציון, רדה בקרב אויביך. עמך נדבות ביום חייליך, בהדרי קודש, מרחם ישחר לך טל ילדותך. נשבע אדוני ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דברתי, מלכי צדק. אדוני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים, ידין בגויים מלא גוויות, מחץ ראש על ארץ רבה. מנחל בדרך ישתה, Al Ken Yarim Rosh. Salmo 111, Kufiu Dalev, descrizione dell'attenzione premurosa che Hashem dedica a tutte le sue creature in generale e in particolare a coloro che lo temono e lo rispettano. La seconda parte del Salmo sottolinea il ruolo di Israele tra le altre nazioni come popolo del suo patto e come destinatari della sua legge. Kufiu Dalev, Alleluia! אודה אדוני בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, גדולים מעשי אדוני דרושים לכל חפציהם, הוד והדר פעולו וצדקתו עומדת לעד. זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום אדוני, טרף נתן לרעיו יזכור לעולם בריתו. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו. סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו. ראשית חוכמה יראת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. Dunque, ultimo salmo di oggi, 112, Kufiut Bet, dove lode all'uomo che teme e rispetta con sincerità a Kadosh Baruch Hu, e il cui massimo desiderio è osservare i suoi comandamenti. Il Salmo indica i comportamenti da seguire, come fare beneficenza, e grazie a ciò non si avrà mai bisogno di dipendere dagli altri. Amen. Alleluia. Ashrei ish yaret Adonai b'mitzvotav chafetz me'od. Gibor ba'aretz yeh zar'o dor yesharim yevorach. Hon va'osher beveito v'tzidkato omedet la'ad. Zarach b'choshech or la'yesharim chanun v'rachum v'tzadik. Tov ish honen u'malveh. יכלכל דבריו במשפט, כי לעולם לא ימות, לזכר עולם יהיה צדיק. מי שמועה רעה לא ירא, נכון ליבו, בטוח באדוני. סמוך ליבו לא ירא, עד אשר יראה בצריו. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד, רשע יראה וכעס שיניו יחרוק, ונמס תוות רשעים טובה. וכמו אוני ג'ורנו, קונקלודיאמו סמפרי קון איסלמי, del Rebbe della Rabbanit. Dunque,
Proclamava anche un'ottima bracha, ecco, arrivata la bracha, che Hashem porti bracha a tutte noi, benvenuta cara. Allora, siamo agli ultimi due salmi di ogni giorno, che quello del Rebbe e della moglie, la Rabbanit, Schutam e Genalenu, e dunque, Schutta Rabbi Menach HaMashiach, e Genalai, Kol Havai, Kol Amo Yisrael, Kol Oavevi Tonch Yisrael. Shir HaMa'alot, אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים. הנה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיחוננו. חוננו אדוני, חוננו, כי רב סבנוס. רבה צבעה לנפשנו, הלעג השננים, הבוז לגאונים. סמו 124, קכ"ד, לעילוי נשמת ולזכות נשמת הרבנית הצדקנית, חיים מושקה, וזכותה יגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון, ועל כל אוהבי את עם ישראל. שיר המעלות לולי אדוני שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולי אדוני שהיה לנו, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעום, בחרות אפם בם, אזי המים שטפום, נחלה עברה נפשנו. אזי עברה נפשנו המים הזידונים, ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, עזרנו בשם אדוני, עושה שמיים בארץ. רגע, חזק, חזק, חזק וברוך a tutte quelle che hanno partecipato, e Hashem porti bracha, hatzlacha, briut. Ricordo che questa lezione di oggi in particolare la dedico a questa meravigliosa persona che è mancata in vigilia di Chag e che è stata stamattina c'era, dunque, come vi dicevo, la sua, suo funerale. Dunque, ricordiamo Esther Bat Michal, Tieni Shmatat Zohora Nasrulai. La zia di Rav Miki, dunque tieni Shmatat Zohorat Zror Chaim Yizkra Baruch, Shmatat Begetze Merumim, e che possiamo avere sempre solo buone nuove per tutto Amisrael, come abbiamo fatto prima, Refuah Shlema, Geulah, solo buone cose a tutte, e Amen. amen, amen. Da Rabat, da Rabat.